lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. La stessa cosa sta per avvenire probabilmente stamattina o al massimo domani per l'accordo che ci consentirà di acquistare 70 milioni di macchine diciamo per la lotta al tumore qui a Taranto. La stessa cosa avverrà a giorni con l'assunzione con 50 milioni di euro dei funzionari ARPA che dovranno controllare gli impianti e la salute dell'ambiente. Nessuno però si illuda che la Regione Puglia si occupi solo dei morti e dei feriti, perché noi dobbiamo interrompere lo sparo della mitragliatrice sulla gente, non solo portare le persone all'ospedale. E su questa battaglia il 20 il Presidente della Regione e il Sindaco di Taranto, che saluto affettuosamente e che ringrazio per l'energia che sta mettendo nelle nostre battaglie, saranno a Roma a parlare di come conciliare in modo scientificamente accettabile il lavoro e la salute. E questo impegno è un impegno fatto non di parole ma di fatti. Canale 85 mi pare avesse le registrazioni di circa un anno fa, quando abbiamo discusso nell'auditorium presso il quale tra breve andremo a parlare del registro tumori, degli impegni che avevamo preso, e in pochissimo tempo siamo riusciti a mantenere tutti gli impegni presi in quella occasione. E Taranto non era abituata a questa tempestività e al mantenimento degli impegni, però devo anche dire che senza la forza dei tarantini io non avrei avuto l'energia sufficiente per affrontare le battaglie politiche che stiamo affrontando per tutelare la salute dei cittadini di questa città. E quindi alla fine, rimettendomi il naso, voglio ringraziare tutta questa gente che è qua, che è l'energia vera con la quale andiamo avanti. La politica non può essere fatta solo di presidenti, di sindaci, di direttori generali. La politica o è un atto collettivo che trascina tutti verso un risultato o non va da nessuna parte. Ecco perché, anche per umiliare giustamente un pochino il ruolo di ciascuno, in modo che tutti si sentano piccoli, bambini, mi sono messo il naso rosso, perché col naso rosso dei bambini le decisioni si prendono in maniera più lucida.